State ascoltando Radio City Bar, l'unica radio che trasmette al di qua e al di là della ferrovia. www.radiocitybar.it. Basta un click. Svegliatevi italiani, brava gente. Qua la truffa è grossa e congeniata. Mercoledì 14 dicembre. Allora, puntata calda oggi, si parla di maggioranza, di campagna elettorale, di palle e di pronto soccorso. Saluto i miei compagni di viaggio, che è bellissimo vedere presentare una trasmissione sbirciando in una scaletta della quale non ne avete idea, come sempre. No, sono stato convocato. Io e il consulente abbiamo già avuto uno scontro politico su una visione politica del mondo, del futuro. Io stavo raccontando della terza profezia di Fassino. No, io lo spero. Conosciamo le altre. Beh, di solito si avverano. La conosciamo le altre. È più bravo di Nostradamus. Allora, si narra che possa essere contemplato sui calcoli del PIL. E quanti ce n'è di Fassino in giro, ragazzi? Di Fassino ce n'è tantissimi, ce n'è tantissimi, e ci auguriamo che non finiscano mai. Va bene, Gerry Calati, buonasera. DJ Lillo, buonasera. Bentornati, benvenuti. Buonasera. Avete finito di fare quelli che sono al bar, che ridono, che parlano, che scherzano? No, siamo appena iniziato. Oh, va benissimo, va benissimo. La canzone con cui abbiamo cominciato. Mannarino, svegliatevi italiani. Citazioni a svegliarsi. Svegliarsi, andatevi a divertire, uscite, fate mettetevi due sveglie, mettetevi italiani. Sta succedendo qualcosa di incredibile. Anche Abbiatensi, svegliatevi Abbiatensi. Ecco, da Roma ad Abbiategrasso sono successe cose. Momento shock. Scusami, è a sud di Roma e a nord di Abbiategrasso? In Campania. Verso la campagna. Okay. Elettorale. Generale. In generale, campagna. Visto la campagna elettorale sembra che ancora qualcosa, perché avevo iniziata in mente di mettere una canzone che non sto trovando. Non stai trovando. Ditemi qualcosa. Allora, sei contento che siamo entrati in questa campagna elettorale? È ancora presto. No, ancora ci siamo nel pieno. Sai perché a me ne accorgo che siamo nel pieno? Perché succedono eventi, ancora le vibrazioni. Succedono eventi che normalmente avrebbero una risoluzione o un pensiero logico, che vengono amplificati a dismisura. Ma perché vengono amplificati a dismisura? Questa è l'introduzione, vedrai che tra un po'. Per stampare della carta? Per i giornalai? Ma no, neanche tanto. Perché? Bisogna farsi sentire. Sono tipo dei cartelli. Però se uno dice bisogna farsi sentire, vuol dire che c'è anche qualcuno che ascolta. Va bene, a differenza di quello che diceva Lillo, io vi stavo ascoltando, motivo per cui avverto questa adrenalina da duello che c'è nell'aria, che un pochino circola ad anticipare i contenuti del prossimo blocco. La frase più bella della prossima, se avete voglia di ascoltarla, parla pirla che fra un po' te parla più. Tutto il mondo è paese. Distilliamo la prossima canzone. Parla pirla che fra un po' te parle più. Dicevamo parla pirla che fra un po' te parle più. E qua stiamo duellando a colpi di bottiglie. Parliamo del weekend. Questo weekend ha goduto di due eventi che hanno portato finalmente la gente in piazza. Più palle per il nostro albero di Natale, si era adunata la gente, i Vigili del Fuoco, noi eravamo presenti, una bellissima iniziativa, dai, un bel pomeriggio in compagnia, tant'è che poi abbiamo detto, ma perché l'anno prossimo non lasciamo l'albero spoglio e diventa un evento l'incontro per la dopo dell'albero, così comitato. Abbiamo lanciato una nuova tradizione. Si fa sì o no per chi il colore delle palline, anno per anno si può cambiare. Al motto, al posto di dire palle, le mettiamo. Le mettiamo. Quindi riuscitissimo l'evento in Piazza Castello, più palle per tutti. C'è stato invece lunedì un corteo, non si vedeva da tantissimo un corteo, forse l'ultimo corteo visto in zona è stato quello dei Notange, questo presidio fuori dal nostro ospedale per evitare la chiusura del pronto soccorso dalle 20 alle 8 del mattino, ed è stato bellissimo vedere proprio questa adunata quasi da prima repubblica ad Abbiategrasso che non si vedeva da tempo, e c'erano proprio tutti, io ho rigliato un pochino i discorsi intorno, si parlava di liste, candidature, come si faceva una volta nelle piazze pre-campagna elettorale. Comunque anche in questo caso uno spauracchio ha messo in moto l'opinione pubblica, peccato che ci siamo trovati alle 19 di lunedì e dopo un'ora al pronto soccorso l'hanno chiuso. Volevo farti una domanda, Bertelli, percentuale di civili e percentuale di politici, siccome io non c'ero, 8 per curiosità. A 2. Negli 8 politici includo le mini truppe cammellate che in sì, ovvio, politici, servi, i sedicenti portavoce, giullari portavoce, portaborse. La sfiga è che c'era nebbia e non si riconosceva. E le bandiere si sono issate.
auguriamo che gli spiragli che stanno arrivando da Regione Lombardia e da un tavolo di incontri e da una lettera inviata possa, come è successo, adesso non ricordo il paese dove, in Italia, dove è stata revocata una decisione della regione, non mi ricordo dove, certo, c'è la possibilità che anche ad Abbiategrasso ci sia questo piccolo spiraglio. Ce l'auguriamo e facciamo di tutto. Comunque, la risposta popolare di questa apertura della campagna elettorale comunque è stata... Comunque, possiamo dare anche un messaggio di educazione civica. Passati dalle palle al corteo del pronto soccorso, oggi è arrivata una notizia. In comune accordo il comune di Abbiategrasso con Ascom Abbiategrasso hanno concordato che, mi sembra, dal 18 al 24 sì, dal 18 al 24 c'è il parcheggio selvaggio libero. Bello, anche sì, su marciapiede si può? Chiariamo. Concentrato. Parcheggi a pagamento diventano gratis e viceversa. L'altra sera, dopo il corteo, c'è stato il consiglio comunale. Tra le voci del consiglio comunale c'era l'approvazione del PGT. È stato approvato con i voti del Partito Democratico e della lista delle ex coccinelle, coltivatori dei coltivatori diretti, farfalle, Officina del territorio. Ormai saranno diventati farfalle. I voti dell'Officina del territorio hanno fatto sì che venisse approvato il PGT. I 5 punti esclamati dal PGT sembrano per lo sviluppo, il recupero delle aree dismesse. Infatti era un PGT votabile anche da questi gruppi politici che comunque però già ha detto bene DJ Lillo, era votabile. Poi hanno aperto anche le eventuali modifiche e correzioni. Certo. Lo dico da cittadino, la cosa forse più imbarazzante. Lo dico da Bertelli. La cosa più disgustosa tutto questo è che tre esponenti delle liste civiche di maggioranza, a 5 mesi dal voto, non si sono neanche presentati in aula. Penso che questo sia, come già detto da qualcuno, ma come si dice sempre in questi casi, un bruttissimo e forse l'ennesimo momento della politica abbiatense. Ma sono storie vecchie 100 anni, insomma, se è la storia abbiatense. Però la gente dimentica ormai, dimentica. No, lo sanno tutti. Andiamo, dai. Allora, con la prossima canzone vogliamo in qualche modo fare un omaggio a questa, forse è troppo nobile come termine, però rende l'idea. Compagnia Cantanti, e forse sono gli unici a non rendersi conto che il mondo è cambiato già da un po'. Ma sono gli cambia amici... quotidianamente e ha margini di cambiamento, quello reale, molto più rapidi di quello che questa gente possa immaginare. Ma i piani alti? Piace a tutti, più o meno, se si può. Io non ho capito nulla. Fa niente. Per esempio adesso odio tutti i cantanti. Bentornati. Madonna, che sincro, che sincro. Non dobbiamo ancora rimontarla in post-produzione. Breaking news. In merito appunto agli eventi che hanno caratterizzato il weekend scorso, in consiglio comunale, l'approvazione del PGT, la mancanza di una parte della maggioranza che a questo punto possiamo dire che non c'è più. Quindi crisi di governo. Crisi di governo, come da tanti anni, oggi è ufficiale. Come nel paese. Senso. Viceversa, per coronare l'esplosione di questo weekend, oggi ci sono state le dimissioni dell'assessore Squeo e assessore al bilancio, oltretutto già sostituto di Flavio Lovati a suo tempo. Perché ci si dimette a 6 mesi dal voto? Ma allora, per esperienza, in queste situazioni, così come le liste civiche di maggioranza che ieri non si sono neanche presentate al voto, questo è il tipico gesto. Mi sono sfilato, non ti porto a chiusura. Quindi è già uno screditare l'eventuale ricandidatura, certo, del e sindaco in carica, scusami, a favore della propria candidatura. Beh, da parte dell'assessore Squeo mi piacerebbe farci due chiacchiere con lui e capire, non dico i motivi, ma da parte sua penso che ci sia stato un atteggiamento contrario di ormai intolleranza a questo modo di fare politica. Questo è quello che ho intuito. Si ne vedremo gli sviluppi. Beh, diciamo che è coerente. Dopo 3 giorni risorgono tutti, risorgono. Sì, Per chiudere invece proprio la cerchia, si è riaccesa. Questo è sintomo che la campagna elettorale è cominciata. Si è riaccesa la bagarre. Il blogger in questione, qualche giorno fa, in maniera abbastanza offensiva, dobbiamo dirlo, ha attaccato il consigliere di opposizione Domenico Finiguerra, anche con una foto poco simpatica e una terminologia veramente provocatoria. E che novità. Ok, questo è avvezzo. Questo articolo è stato poi postato sui social e il capogruppo del Partito Democratico, sentite bene, bellissima Frank Ranzani, questa è veramente bella. Frank Ranzani, involontariamente, gli è caduto un click sull'articolo in questione. Una volta accortosi dell'errore, il
signor Frank Ranzani, con un comunicato stampa si è dichiarato appunto non è nelle sue corde attaccare dal punto di vista offensivo le persone a prescindere dall'appartenenza e dal modo di far politica. Questa cosa ha creato un momento caramba tra Cambiamo Abbiate Grasso e il Partito Democratico, le scuse reciproche. Però dico, il famoso blogger, se non fosse condiviso non lo guarderebbe nessuno, è la gente che chi legge quel blog lì, nessuno. Siamo onesti, ma guardiamolo pure. Comunque è prove un tecniche di prove tecniche di campagna elettorale, prove dai tecniche. Ripetiamo, basta, abbiamo blogger, basta. Abbiamo appunto una maggioranza che non ha mangiato il panettone. Meno blogger, più podcast. RadioCityBar.it. Va bene, i nostri ospiti sono quasi pronti, noi mandiamo un brano e entriamo con loro. Saranno in bici adesso, da? Lui si chiama Angelo Bloisi e ve la buttiamo lì così. Lui ha fatto 9000 km in mountain bike per una causa che chiamarla nobile in questo momento mi sembra veramente riduttivo, però a breve ai nostri microfoni ci facciamo dire tutto. E in merito a quello che è successo prima, ci auguriamo che qualcuno dedichi questa canzone a questo momento storico della nostra città. E tu mentre passi il filtro chiedi scusa sorridendo.